questo dolcissimo cucciolo è Gauss. Gauss è arrivato qui in canile, preso da me assieme alla sorellina, perché ce l'avevano segnalato in un posto, un bar su una strada a scorrimento velocissimo che rischiava di essere investito. Infatti la sorellina è stata investita, per fortuna salvandosi. I proprietari del bar si sono tanto spaventati e così ci hanno chiamato. Quando l'ho portato qui era ancora più piccolino, aveva poco più di 2 mesi, ma adesso è arrivato a 3 e solo oggi lo propongo in adozione, sperando che lo adottino prima possibile. Ma guardate che amore di cucciolo, sembra un labradorino, ma non sarà grande come un labrador, sarà una taglia media, sui 15, massimo 18 kg finali. Un cane di statura contenuta e soprattutto un cane dolcissimo, simpaticissimo. Lui ama tanto correre, corre tantissimo questo piccino, è un amore. Gli troviamo presto una famiglia? Sì, non possiamo lasciarlo qui in canile. Lui era in quel posto con la sua mamma, con la sorellina che siamo riusciti a prendere, ma c'è ancora un altro fratellino lì, rimasto con la mamma, che prenderemo molto presto. Non abbiamo preso la mamma perché il fratellino non si faceva mai trovare, un fratellino nero. Sì, presto riusciremo a prenderlo e a sterilizzare la sua mamma. Intanto troviamo una famiglia a Gauss. La sorellina Tesla è stata fortunata, subito adottata, non è stato necessario nemmeno mettere un annuncio con lei, solo con il passaparola le abbiamo trovato casa. Ma questo piccino, questo faccino tenero, no, non lo possiamo lasciare in canile, vi prego. Adottatelo, ha solo 3 mesi. Bellissimo il piccolo Gauss, bellissimo. Fatti vedere Gauss quanto sei vivace. Forza, alzati e corri, dai! Eccolo, eccolo qui. Guardatelo, Gauss, piccolo, eccolo. Eccolo, eccolo qua. Buona fortuna, piccolino. Ciao.